E vediamo raffigurato appunto questa coppia, il marito con il gesto dell'ablocuzio, cioè le due dita protese, questo gesto che poi sarà ereditato dall'iconografia del Cristo. Ma ricordate che nell'iconografia laica, voglio dire pagana, semplicemente laica, è il gesto dell'oratore, di quello che chiede il silenzio per parlare. Mentre la moglie la troviamo raffigurata ancora con questo manto atteggiato nel legame esiaco. Ecco, questo vedete è l'evoluzione nel IV secolo d.C., come dicevo, questa tecnica si massifica, diventa più corsiva perché è destinata a un pubblico molto più vasto, e questo schema iconografico lo ritroviamo, la corona sponsalis, cioè la corona dei due sposi, era probabilmente un dono di nozze, era una coppa con cui si libava e si faceva il brindisi al momento del pranzo di nozze. Vedete come lo schema rimanga sostanzialmente lo stesso, anche se estremamente semplificato nella grafia. Qui siamo un secolo dopo, preciso, forse 120 anni dopo. La scritta, benché semplificata, ribadisce lo stesso concetto. Piezesis è un grecismo, traslitterato in latino, cioè bevi e vivi, bevi e vibrai, letteralmente. Oppure un ottativo, bevi e che tu possa vivere. Questa è l'evoluzione di quel modello che abbiamo visto. Quello che abbiamo visto è la prima testimonianza in assoluto di una crisografia, quindi di una incisione di un ritratto su foglia d'oro a testarci come fondo di corpo. Ma ritorniamo, qui vedete il confronto per l'acconciatura della donna che ci rimanda comunque alla ritrattistica tardesignana. Ma ritorniamo quindi ai medaglioni. Torniamo dunque a questi ritratti di crisografia destinati ad essere conservati come ritratto di un personaggio in casa, esattamente come quel prototipo pompeiano che abbiamo visto all'inizio. Questo, per esempio, conservato nella città del Museo Vaticano, anch'esso dalle catacombe romane, dalle catacombe San Callisto in modo particolare, è un altro splendido esempio di questa capacità ritrattistica, questa profondità psicologica nel ritrarre il volto di un uomo cristiano, anche lui. L'iscrizione in questo caso potrebbe far pensare a un ritratto forse funerario, cioè realizzato per qualcuno già morto, dice Eusebio, anima dulcis. Però non è necessariamente detto. Anima dulcis si poteva dire anche la dolce anima, dolce spirito, come vuoi, lo si poteva dire anche di persone non necessariamente morte. Guardate ancora una volta l'abilità nella creazione di queste zone d'ombra, di questo raffinato tratteggio, che restituiscono la profondità e la tridimensionalità del ritratto. Un ritratto che ancora una volta ci riporta a quello spirito del tempo che è proprio della prima metà del III secolo d.C., pronto il confronto con un ritratto dei Capitolini che si data proprio intorno al 240, che ci restituisce la stessa, direi, drammatica ricerca di spiritualità del personaggio. Ancora questa bellissima crisografia, questa British, un'iconografia strana che ha fatto discutere sin dal Settecento, perché questo fu pubblicato già da Ficoroni nel 1732, ed è lui che ci dice che questo vetro sarebbe stato trovato sul Celio a Roma. Celio, come ha dimostrato ancora a scavi relativamente recenti, era un'area di grandi domus, di grandi palazzi aristocratici della Roma medio e tardo imperiale, quindi non stupirebbe che un oggetto di questo pregio venga da un'area come quella. Quello che sempre ha incuriosito e che non è di facile esegesi è l'oggetto che l'uomo stringe, che sembra essere una tromba, un tibicchio, cioè un suonatore di tromba. Evidentemente è un attributo come quel emblema di collegium che abbiamo visto all'inizio. Quell'attributo ci dice qualcosa su quell'uomo che in realtà noi non siamo, diciamo, capaci di intendere pienamente. Forse è membro di qualche collegio, appunto, in cui c'erano dei tibichi, forse per esempio un collegio sacerdotale, è difficile dirlo. Quello che ci interessa è che è sicuramente un'opera uscita
dalla stessa manifattura, dalla stessa bottega del precedente, cioè dice un particolare di bottega, cioè un particolare morelliano si dice, la resa della fibula, che è foliata, una fibula ad arco, che è assolutamente uguale a quella che abbiamo visto prima. Di solito questi particolari accessori secondari sono particolari di scuola, cioè che si apprendono, che gli apprendisti apprendono e ripetono poi in forma meccanica nel corso di tutta la loro attività di artigiani. Quindi il fatto che ci sia lo stesso tipo di fibula, che è una fibula del tutto anomala, tutt'altro che banale, sembrerebbe dare la prova proprio di una sorta di marchio di fabbrica, di provenienza dallo stesso atelier, dunque lo stesso orizzonte cronologico, intorno a 230-250 d.C. Arriviamo quindi al vostro, alla vostra risografia, quella di Arezzo, splendido medaglione, ripeto, dal punto di vista qualitativo, di ricerca espressiva, di proprio qualità formale dell'incisione, è secondo soltanto al medaglione di Brescia. Grandioso ritratto, finemente descritto, con ricorso anche a una decorazione pittorica, cromatica, per esempio nel lapislazzo questa striscia rossa sulla spalla è anche stata realizzata a pittura, in modo tale da creare l'illusione di un vero e proprio dipinto su tavola. Un ritratto che ci riporta a quel gusto, a quel filone detto della neopneumaticos, dell'homo spiritualis, così come si afferma negli anni centrali del III secolo d.C. Vedete, è un volto sfinato, un volto ascetico, quasi divorato, no? dal tormento interiore. E qui ci si appoggia, si ispira a un passo di Plotino, questo filosofo neoplatonico, maestro di Galieno, che vive proprio la metà del III secolo d.C., il quale diceva: io non voglio essere raffigurato come appaio, ma come sono dentro. L'esteriorità è una maschera della realtà interiore. Ecco quindi che si cerca di restituire nella ritrattistica dell'epoca la macerazione intellettuale, quella che Bianchi Bandinelli, grande archeologo del secolo scorso, definì l'angoscia del vivere di questi anni. Sono volti che trasmettono angoscia, che trasmettono tormento interiore, ed è esattamente quello che volevano fare. Un volto come questo, così macerato, trova diretti raffronti nella ritrattistica su marmo dell'epoca. Guardate questa bella testa metropolitana, che sembra essere la traduzione plastica di quel disegno. Guardate le guance scavate, guardate la barba graffita, guardate gli occhi leggermente obliqui. Tutti elementi che suggeriscono, ripeto, un tormento del personaggio. Non c'è più quella, come si può dire, compiaciuta autoaffermazione di se stessi, perché questo è un personaggio importante, indossa una toga contabulata, laticlario, quindi un personaggio di rango senatorio, probabilmente un personaggio importante della società civile dell'epoca, ma non vuole farsi raffigurare come un vincitore, tra virgolette, come un tronfio esponente dell'elite sociale dell'epoca. Vuole farsi eternare col volto di qualcuno che medita sul suo destino, sulla sua natura. Vuole restituire un dolore di vivere, se vogliamo usare ancora i termini usati da Bianchi Bandinelli, che caratterizza la filosofia e il pensiero di questi anni. Ma ancora un esempio, questo è il cosiddetto ritratto di Plotino, non è naturalmente Plotino, non mi interessa, serve farvi vedere ancora una volta un esempio di questa ritrattistica di metà del III secolo d.C., che quindi ci consente l'aggancio cronologico, la crisografia di Arezzo proprio agli anni centrali di Galieno, di Plotino, della metà del III secolo d.C. Vedete ancora una volta gli stessi la stessa sintassi iconografica e formale, cioè lo stesso volto scavato, macerato, macilento, gli occhi con le palpebre semiabbassate, in modo tale da suggerire una introspezione psicologica più che una raffigurazione solo dell'esteriorità. Quello che interessa all'artista è
comunicare la profondità psicologica, caratteriale del nuovo ritratto, piuttosto che il volto semplicemente del nuovo ritratto. Per questo si chiamano questi ritratti del logo spiritualis, cioè degli uomini che pongono lo spirito, il trascendente, davanti al reale, e cercano di comunicarlo con una ritrattistica che è il vertice più alto della ritrattistica romana. Guardate, la ritrattistica del III secolo d.C. è il momento più alto dell'arte del ritratto in marmo di età romana. Stessi anni, però questo è un ritratto femminile, quindi ancora una volta databile con certezza grazie al tipo di acconciatura che trova diretti raffronti proprio nella ritrattistica di Ottacilia, imperatrice che regna negli anni centrali del III secolo d.C., tanto che se andate al Museo di Torino dove è esposta viene spacciata come ritratto di Ottacilia. Non è Ottacilia, in realtà è una contemporanea, ritratto di buona qualità, non tocca assolutamente la finezza, la complessità, la qualità di quello aretino, ma ugualmente restituisce con efficacia, quasi pittorica, il volto di questa donna, che faccio vedere il raffronto con la ritrattistica data il vetro, come dicevo, agli anni centrali del IV secolo, del III secolo dopo Cristo. Anche se è una conciatura molto tipica, esclusiva, come dicevo prima, queste mode della pittinatura di età romana consentono di arrivare talvolta alla trazione al quinquennio del modello. Avanziamo ancora di qualche decennio con questa crisografia che ancora oggi, pensate, si trova inserita nella malta delle catacombe di San Panfilo a Roma. Quindi questa non è stata asportata, non è stata messa in museo. Se uno va nelle catacombe di San Panfilo si rende conto come ci sono giunte la maggior parte, la quasi totalità di questi vetri, letteralmente annegati nella malta accanto ai loculi. Splendido ritratto, ancora una volta un volto di un'epoca che non è più quella che abbiamo visto prima. Qui siamo già nell'essenzialità quasi dura, quasi violenta dello spirito tetrarchico. Qui i volumi sono, direi, molto più netti, no, del volto, lo sguardo più duro, gli atteggiamenti più senza compromessi. Se vediamo un confronto, rendete conto, questi sono i paralleli plastici di un ritratto come quello. Vedete, non è solo il tipo di acconciatura, non è solo la barba corta che adesso ritorna nell'iconografia ufficiale dopo il vuoto del III secolo d.C. a darci la sicurezza che quel vetro è della fine del III secolo d.C., cioè l'epoca di Diocleziano, di Massimiano, ma è soprattutto con questi grandi occhi, ipnotici, no? Occhi che ci anticipano quella che sarà la ritrattistica inizio del IV secolo d.C., quando si parla non più di volti fisionomici ma di maschere. Queste realmente sono maschere del potere, non interessa più riprodurre con realismo le fattezze del volto dell'imperatore. Si vuole raffigurare in modo essenziale quelli che sono i connotati del potere. Tutti voi avrete presente i tetrarchi di San Marco a Venezia, chi non li ha visti, alla base del campanile San Marco. Sono le effigi dei due Cesari e dei due Augusti. Ma chi è Massimiano? Chi è Diocleziano? Chi è Costanzo Clodio? Chi è Massimiano? Dai, non importa, sono sovrapponibili. Ma perché sono sovrapponibili? Perché il concetto che si vuol dire è che sì, sono quattro imperatori diversi, ma sono fra loro così uniti, sono espressione dell'unica fonte di potere, di un'unica fonte di potere, che sono volutamente indistinguibili, perché sono sovrapponibili. L'uno è uguale all'altro. I volti sono l'elemento di distinzione che non ha senso se questi sono i raggi dello stesso sole. Ed ecco quindi che veramente nella ritrattistica tetrarchica abbiamo questa negazione, che non è negazione di incapacità, no? Spesso si parla di decadenza, di incapacità dell'artista. Non è così, è completamente diverso. È diverso il messaggio che si vuole dare. Ed è in base a questo messaggio che si adatta alla forma. Guardate anche questa bellissima testina di Fanciullo, Anatolio, dalla collezione Tiskiewicz, che si formò prevalentemente in Italia, oggi al Kony Museum negli Stati Uniti. Ancora una volta uno Zeitgesicht, un
volto di un'epoca inconfondibile, faccio vedere anche in confronto con la testina del Louvre, e queste sopracciglia spesse. Non si possono confondere, lì siamo agli inizi del IV secolo d.C. Lei è una bambina, Fausta forse, molto probabilmente non è Fausta, cioè la moglie di Costantino, non è Fausta, non importa, ma è sicuramente una testa degli inizi del IV secolo d.C., così come nel 310-320 siamo con quel medaglione, vedete, stessi occhi grandi che dominano l'ovale del volto, queste sopracciglia spesse, sono ancora una volta la traduzione plastica di ciò che vediamo raffigurato in modo bidimensionale nel medaglione. Ancora inizi del quarto, questa è la Metropolitan, l'altro medaglione con donna e bambino, manca l'uomo, perché probabilmente il committente, quello che ha fatto fare questo medaglione per portarselo dietro, a ricordarsi il volto della moglie e del figlio, molto, direi, efficace il tratto della donna, no? così vitale, così espressivo, così come commovente il ritratto del bambino con questi grandi occhi, orecchie quasi elefantiache, insomma, questi occhioni dolci. È un ritratto, se vogliamo, dal punto di vista tecnico, meno efficace, meno finito, meno curato rispetto a quelli che abbiamo visto prima, ma di grande capacità, di una grande sensibilità. E qui, come dicevo, siamo inizio quarto, per una volta è la conciatura della donna con questa stuoia riportata di sopra la fronte che ce l'ho data all'anno, questa è la tipica conciatura d'età costantiniana, della prima età costantiniana, siamo al massimo 320, ecco, ma siamo più probabilmente intorno al 310, qui c'è testimoniata da teste come questa, conservata al Museo Archeologico di Salona, ma ce ne sono molte altre. E ancora, questo bel gruppo di famiglia, invece, siamo ugualmente gli stessi anni, 310-320, ancora un gruppo, puoi dire, quasi commovente, una volta molto, molto sensibile, assolutamente vivo, vitale, l'uomo con toga contabulata, la moglie con questa conciatura con stoia riportata sulla fronte, che non abbiamo detto ed è di prima età costantiniana, il fanciullo invece con questi grandi occhi, una conciatura quasi a ali di colomba, un gruppo di famiglia come si affermano comunemente nella produzione a fondo d'oro del IV secolo. Questa è la produzione corsiva di cui abbiamo parlato prima, quella che si afferma proprio nel pieno del IV secolo. Ancora all'inizio del IV esiste una produzione elitaria, questa di questi medaglioni, ma il grosso che si affermerà nel corso degli anni successivi è questa, delle crisografie molto più corsive e sempre destinate alla decorazione di fondo di coppa, non più come medaglioni, ma solo come decorazione di fondo di coppa. Poi sistematicamente rilavorate, eliminate le pareti, anch'esse utilizzate come segnacoli funerari all'interno delle catacombe. Qui vedete è uguale, lo stesso gruppo di famiglia, solo tradotto in forma estremamente più semplificata, uomo con toga contabulata, bambino al centro, donna con una conciatura più tarda, del 360 d.C., una coppia di cristiani, vedete il Chiro, il Crismon, che campeggia al centro. È questo il gusto, la tendenza che si afferma nel corso del IV secolo d.C. Ma è diversa la funzione, l'abbiamo detto, quindi fondo di coppa, e anche il mercato, non più un mercato elitario come quello dei medaglioni con crisografia che abbiamo visto in precedenza con questo gruppo di famiglia, ma un mercato molto più ampio, molto più diffuso. Qui solo per farvi vedere i confronti del ritratto maschile che ripropone il modello ancora una volta dell'arte del gusto tetrarchico, tardo tetrarchico, proto-costantiniano, quindi acconciatura molto, molto bassa dell'ente al cranio, molto espressivo, sopracciglia sollevate, occhi grandi, quasi ipnotici. Ancora un altro esempio di questi ritratti, di questo volto dell'epoca dei primi decenni del IV secolo. Non vi faccio vedere solo due o tre altri esempi di questi medaglioni perché si tratta di prodotti estremamente di peggiore qualità, mal conservati, su cui ci sono dubbi
sull'effettiva autenticità, ma quelli che vi ho mostrato sono praticamente i 9 decimi delle crisografie che ci sono giunte. Che cosa possiamo sintetizzare da tutto quello che abbiamo visto? Innanzitutto che la quasi totalità, anzi la totalità, dei reperti di cui si conosce il luogo di ritrovamento sappiamo che l'Italia è a Roma, quindi sono stati trovati a Roma. Nelle catacombe, sul Celio, per la donna, non ve l'ho detto, la donna con bambino è stata trovata a Tivoli, o Roma o l'immediata vicinanza. La seconda constatazione è che quest'arte si dipana nell'arco di oltre un secolo, dal 220-230, dalla fine del secondo secolo d.C. fino al 310-320, quindi più di un secolo. Questo già ci dice che evidentemente non è che possiamo parlare di un'unica bottega, di un unico gruppo di artigiani, parliamo di diverse generazioni di artigiani, 3, 4, forse 5 generazioni di artigiani che hanno lavorato sicuramente, almeno per un periodo, perlomeno sicuramente dalla prima metà del terzo secolo d.C. a Roma, per una committenza urbana. Eppure, se voi leggete la letteratura su questi medaglioni, sulla crisografia, vi dicendo, quelli di grande qualità, troverete sistematicamente un'attribuzione a botteghe alessandrine. Si dice, sono alessandrini. Perché sono alessandrini? Non lo so. Sono stati trovati quelli tutti a Roma. Si dice perché sono stati scritti in dialetto alessandrino. Ma noi conosciamo il dialetto che era parlato Alessandria nel III secolo d.C.? No. È un mito. È un mito. Quella I finale che abbiamo visto prima, forse è genitivo latino, forse sì, ma più banalmente nei manoscritti, nei papiri del secondo, terzo secolo d.C., le parole greche terminanti in ios sono sempre abbreviati in i, senza per questo sia un dialetto alessandrino, perché troviamo la stessa convenzione in manoscritti costantinopolitani del X secolo. Quindi era una convenzione grafica che non ci dice nulla sulla matrice etnica di quegli artisti. Perché si dice sempre alessandrini? Perché si parte da una errata prospettiva storica, che non riguarda solo le crisografie. Noi spesso siamo portati a riconoscere un primato a centri geografici che ci hanno conservato in maggior numero le testimonianze di una determinata espressione artistica. Per esempio, Pompei, capitale dell'affresco di età romana, tipi stili pompeiani, sembra che Pompei fosse il centro della pittura romana del primo secolo a.C., primo secolo d.C. e via dicendo. Pompei era un centro periferico dove giungono gli echi di quelli che era il vero centro della pittura romana, che era Roma. Semplicemente a Pompei si è conservato un gran numero di affreschi romani per eventi casuali, eruzione del Vesuvio. Altro esempio, Ravenna, capitale del mosaico tardantico. Ravenna era un centro provinciale della produzione del mosaico, il centro vero dell'arte del mosaico era Milano, solo che a Milano le chiese splendidamente decorate sono state tutte rifatte, perché Milano è una città importante che vive nel corso dei secoli, Ravenna decade, non si rifanno le chiese nel Medioevo, quindi rimangono questi mosaici, sopravvivono in gran numero, mentre invece a Milano no. Questa casualità ai nostri occhi oggi fa sembrare Ravenna capitale ineludibile dell'arte musiva del V, VI, VII secolo, mentre invece era un centro provinciale dove all'inizio l'arte del mosaico viene portata da maestranze milanesi. Stesso discorso qui, perché si parla per queste crisografie di arte alessandrina egiziana? Perché si è conservato un grandissimo numero di dipinti su tavola del Causto all'Osi del Fayum. E queste crisografie sono così ben fatte, sono così espressive, sono così pittoriche, nonostante spesso siano realizzate su monocropi, che hanno fatto pensare fin dall'inizio a paragoni con questi ritratti del Fayum, dove sono conservate centinaia di queste tavole che erano inserite come volti di mummie grazie al clima egiziano che non ha corrotto il supporto ligneo. Quindi abbiamo un gran numero, ma a Roma di ritratti su tavola così ce n'erano milioni, molto più belli. Noi oggi però siamo portati istintivamente a
confrontarli con questi. Per questo io vi ho mostrato solo teste. In realtà, per chi ha un po' di dimestichezza con questa classe, si sarebbe meravigliato, perché solitamente si fanno paragoni di queste crosiografie con ritratti del Fayum. Io invece ho sistematicamente evitato i ritratti del Fayum e ho fatto confronti solo con teste marmoree, con ritratti marmorei, per farvi capire che quei ritratti che noi troviamo sulle crisografie appartengono a un gusto, a un filone, a una tradizione formale, iconografica, stilistica, che è testimoniata dall'arte plastica italica, romana, urbana di quegli anni. Non c'è bisogno di andare in Egitto. Certo, in Egitto abbiamo questi splendidi ritratti che sembrano molto vicini alle nostre crisografie, e lo sono, ma lo sono riflessi conservatici casualmente, grazie al clima dell'Egitto, di quella che è una tradizione pittorica del ritratto diffusa in tutto l'impero, che a Roma e in Italia sicuramente aveva delle espressioni superiori a queste. Frontoglie sono bellissimi, naturalmente questi ritratti femminili, queste grandiose, bellissime teste maschili del secondo secolo dopo Cristo. Ma la tentazione di accostare con le crisografie a queste tavole dipinte è forte, ma ci porta ad una errata interpretazione, ad una egittizzazione, passatemi il termine, di quei medaglioni e crisografia quasi data per scontata, che invece si poggia sul nulla, si poggia su elementi estremamente rabili. Detto tutto questo, non è che si escluda all'origine una matrice orientale, forse proprio di Alessandria, dei vetrai che importarono la tecnica della crisografia a Roma nel secondo secolo d.C. È forse probabile che la prima bottega a Roma fosse fatta anche da maestranze alessandrine, ma questa tradizione poi si sviluppa nei secoli successivi come manifattura urbana destinata ad una committenza urbana che rispecchia quelli che sono i prototipi iconografici e stilistici del gusto urbano d'Italia. Un caso anomalo, faccio un caso parallelo, di un'altra produzione suntuaria, i Septilia Vitica, questi che sono dei mosaici di vetri colorati, giustapposti in modo tale da creare delle magnifiche composizioni policrome. Ecco, questa è un'arte per la quale sì, abbiamo dei dati, questa volta però storici, delle fonti che ci ricollegano ad Alessandria. Sappiamo che c'è un usurpatore alessandrino, Claudio Firmo, alla fine del III secolo d.C., che si fa rivestire tutta la sala di Septilia Vitrea ad Alessandria. È una testimonianza che comunque ci dice che ad Alessandria, nel III secolo d.C., c'era questo gusto per questi mosaici in vetri colorati. È una prova che per la crisografia invece non abbiamo. Questi mosaici poi li troviamo sparsi in tutto il Mediterraneo, questo viene dalla casa di Cherubbio di Rimini. Come ci è giunto? Importato così? Imballato? Oppure si è spostato alla maestranza? Oppure una bottega di origine alessandrina si era trapiantata in Italia decenni prima, aveva continuato questa produzione in loco? In effetti non lo possiamo sapere, e francamente è anche abbastanza inutile sapere. Noi sappiamo che la tecnica è di tradizione alessandrina, perché una lavorazione a caldo del vetro è tipica del mondo orientale, non soltanto alessandrino ma anche siro-palestinese, quella di lavorare il vetro senza portarlo a fusione, per un motivo molto banale, che in Egitto e nel vicino Oriente il legno è raro. Per fondere il vetro ci vuole tanto fuoco, una temperatura di 800-900 gradi. Per arrivare a 800-900 gradi bisogna bruciare una cassettata, una carrettata intera di legno. E il legno non è che sono le foreste in Egitto, no? Non ci sono foreste sterminate in Siria o in Giordania. Quindi, mentre la fusione del vetro la troviamo più diffusa in Occidente, nel mondo romano, della parte occidentale, in Egitto, nel mondo siro-palestinese, si preferiva lavorare il vetro senza portarlo a fusione, ma portandolo a uno stato di semiliquidità, in modo tale da lavorarlo, plasmarlo più che fondere. Okay? E questa è proprio la tecnica su cui sono realizzati questi Septilia, con questa lavorazione a caldo del vetro. Quindi la tradizione è sicuramente nel bacino orientale del Mediterraneo, le fonti ci riportano ad un gusto, ad una, direi,
specificità, forse alessandrina, la diffusione dei reperti tuttavia in Italia non ci esclude che questo gusto, che questa tradizione vitrea sontuaria sia stata veicolata dalla mobilità di queste maestranze. Qui, questo viene al torace chiuso vicino a San Gimignano, un pesce, vedete, che doveva far parte di una composizione molto più grande. Qui siamo dagli inizi del V secolo d.C. rispetto alla casa del chirurgo, che della metà del terzo sono passati due secoli e oltre. Da dove venivano gli artigiani che avevano fatto questo pesce? Da Alessandria? Oppure erano i discendenti di quelle manifatture trasferitesi due secoli prima? Oppure erano degli artisti itineranti che si spostavano lì dove c'era la committenza? Oppure del tutto insignificante, perché in sostanza il mondo romano, l'arte romana, dettata dall'antica in modo particolare, è globalizzata, tra virgolette. C'è una sorta di diffusione delle tecniche del gusto ancora più accentuata rispetto all'alto e al medio impero. Faccio vedere l'ultimo esempio. Questo, per esempio, viene dal Fayum, un altro di questi vetri mosaici, e questo, grazie all'analisi del bitume utilizzato per applicare le tessere, sappiamo con certezza è stato fatto in Egitto. Siamo alla fine del IV, e al Cornig raffigura San Tommaso, quindi soggetto cristiano. E quello che mi preme sottolineare, ecco qui un'altra prova sicura che quest'arte ha una matrice egiziana, eppure troviamo questi oggetti, li abbiamo visto a San Gimignano, altri sono stati trovati a San Vincenzino, nella chiesa, nella villa di Albino, altri sono stati trovati in Puglia, nella villa degli Orfiti, ville sempre di fine IV, inizio V secolo d.C., quindi diffusi in tutta la penisola, senza per questo dover necessariamente pensare ad una importazione diretta ad Alessandria. Ecco, questo paragone vuole semplicemente servire a far capire come una classificazione, anche nel caso delle crisografie, tra produzione orientale, alessandrina o italica, abbia scarso significato. Quello che interessa è inquadrare questi prodotti in quella che è il gusto dell'epoca, in quelle che sono le tradizioni formali e stilistiche della società che li ha prodotti, e che sono indubbiamente quelle del mondo italico ed urbano. Cioè questi medaglioni, come quello appunto che avete nella stanza accanto, ci restituiscono il volto di un uomo ritratto secondo quello che è il gusto ritrattistico dell'Italia della metà del III secolo d.C. Quindi è tutto, a tutti gli effetti, un'opera della cultura artistica di quel periodo, di quell'uomo. Ecco che al termine di tutta questa spiegazione, spero che ritornerete a guardare con occhi nuovi la crisografia di Arezzo, e soprattutto rendervi, essendo coscienti di conservare in questo museo un capolavoro invidiato da quasi tutti i musei del mondo, un tesoro unico, veramente, che per qualità non dovrebbe avere fama minore rispetto agli affreschi per la Francesca, perché fatte dovute proporzioni, realmente questo è un pezzo eccezionale per l'arte letraria romana e una testimonianza eccezionale proprio del gusto e della sensibilità dell'arte del III secolo d.C. Bene, grazie.